Andiamo a considerare l'acquisto di titoli di Stato tedeschi, in particolare di Bundes, che hanno come tasso fisso il 4,5% annuo. Si tratta di titoli emessi nel 2003 e che scadranno nel 2013. Le caratteristiche di questo titolo sono visionabili sul sito www.borsa italiana al codice corrispondente a quello che identifica il titolo. Vediamo che si tratta di titoli emessi dalla Repubblica Federale Tedesca. Sono ovviamente titoli di Stato. La data di godimento, cioè che poi corrisponde alla data di emissione, di prima emissione, è il 4 gennaio 2003. Ed ogni 4 gennaio, a partire dal 4 gennaio 2004, vengono pagati gli interessi annuali. Si tratta di titoli quindi a tasso fisso, che ovviamente hanno una loro quotazione, un loro prezzo sul mercato MOT, Euromot in particolare. E sono tipologia plain vanilla, cioè non hanno condizioni particolari se non quelli di essere rimborsati alla pari e di avere un tasso di interesse fisso. Ritorniamo al nostro caso. Vogliamo vedere che l'acquisto che si intende fare è di 14.000 euro nominali, quindi questa è la quantità di titoli, il cui prezzo al momento in cui il contratto viene stipulato è risultato 104,71. Sappiamo che questa è un'espressione percentuale che va rapportata a 14.000. La data dell'acquisto è il 1 agosto e la banca si riserva di percepire una commissione pari circa allo 0,2%, che è computata in 28,59 euro. Andiamo a compilare la scheda secondo la prassi bancaria e di borsa. Il valore nominale dei titoli che vogliamo acquistare è 14.000. Il loro prezzo al momento dell'acquisto è 104,71, a cui corrisponde quindi un totale del valore capitale del titolo di 14.659,40 e da cui possiamo vedere come viene calcolato. Sempre di seguito devono essere aggiunte le commissioni bancarie 28 e 59 e si arriva a un totale di 14.687,99 euro. Vediamo il tasso di interesse. Noi sappiamo che lordo il tasso di interesse corrisponde al 4,5%. Sappiamo anche che in Italia vige la tassazione sugli interessi, cioè sui redditi di capitali, che per i titoli di Stato è pari a 12,50%. Il tasso di interesse netto quindi risulta inferiore, 3,93750. Vediamo per quanto riguarda gli interessi quali sono gli elementi rilevanti. Siamo alla data di acquisto che abbiamo visto è il 1 agosto 2011. Il 1 agosto 2011, ma che tra l'altro è un lunedì, qual è l'inizio del godimento? Noi sappiamo che gli interessi maturano da ogni 4 gennaio fino al 4 gennaio dell'anno successivo. Quindi il 4 gennaio che precede l'11 agosto è ovviamente il 4 gennaio 2011. Quanti giorni sono trascorsi? 209. La prassi di borsa impone che la liquidazione, cioè il pagamento effettivo dei titoli, avvenga con 3 giorni feriali successivi. Essendo un lunedì, si può tranquillamente andare a giovedì aggiungendo i 3 giorni. In totale, i giorni già maturati di interesse a favore dell'acquirente sono di 212 giorni. Quindi per 212 giorni questi titoli sono stati in possesso della persona che poi sta vendendo o ha venduto a me i titoli. A lui spettano gli interessi per i giorni corrispondenti. Allora, la cedola è annuale, ovviamente, e la cedola va dal 4 gennaio del 2011 all'anno successivo, al 4 gennaio 2012. Ovviamente i giorni saranno 365. Ecco che troviamo il calcolo degli interessi, non degli interessi di tutto l'anno, ma di quella parte, 212 giorni, rispetto a 365 che spettano al venditore. Su questa parte dobbiamo calcolare ovviamente la ritenuta d'acconto, che è il 12,50% di 365,92. Questa va sottratta per trovare l'interesse netto.
Alla sinistra troviamo i corrispondenti valori espressi in percentuale, o comunque in percentuale ma riferite alla quota di tempo 212 giorni. Allora, il valore di emissione è stato pari a 100 e quindi non c'è nessuno scarto. Questa parte la possiamo non considerare, quindi essendo stati emessi a 100 e verranno rimborsati a 100 alla pari, non c'è nessun profitto, nessun guadagno tassabile a favore del possessore del titolo. A questo punto il dato finale è questo. In euro il corso secco è 14.659,40. Questo sarebbe il valore capitale del titolo che abbiamo ritrovato qui. Abbiamo la quota di ratio di interesse lordo 365,92 a cui sottraiamo la ritenuta. Da ultimo aggiungiamo come gravame i 28,59 euro di commissione e troviamo il totale, che è l'importo da regolare, cioè 15.008,17 euro, e la spesa complessiva di valore capitale e interessi che l'acquirente sostiene per acquisire 14.000 euro comprati il 1 agosto con questo corso secco e con i tassi considerati.